Buonasera, buonasera, da, benvenuti qui in sala Buzzati, benvenuti anche alle persone che ci stanno seguendo online su Corriere.it e sui social network di Fondazione Corriere della Sera. Eh, stasera è il quarto appuntamento di questo ciclo che si intitola L'Italia e il Fascismo e che ci eh, porterà nell'anniversario... Della, della marcia su Roma eh, lungo tutto il corso dell'anno per dieci appuntamenti. Oggi siamo al quarto appuntamento e eh, riguarda le politiche culturali del, del fascismo, la politica culturale del fascismo. A parlarcene c'è il professor Giovanni Bellardelli, che ha insegnato storia delle dottrine politiche all'Università di Perugia e eh, che ha recentemente curato il volume. Ehm, edito da noi come Fondazione Corriere eh, dedicato al Corriere durante il fascismo eh, inoltre il professor Belardelli ha pubblicato anche altre pubblicazioni sempre altri volumi sempre sul tema per esempio uno molto importante curato nel 2005 il ventennio dell'intellettuale, cultura politica ideologie nell'Italia fascista un volume dedicato a Nello Rosselli Rubettino 2007 inoltre curato anche recentemente per Marsiglio, l'Italia immaginata e iconografia di una nazione. Per cui do e lascio la parola al professor Giovanni Belardelli. Grazie grazie, grazie a Roberto Stringa, grazie a tutti i presenti. Um, sì, la politica culturale del fascismo di cui devo parlare, che vorrei però trattare cercando di affrontare il tema anche più vasto della vita culturale italiana durante il fascismo. Uh, certo, tema non vasto, enorme, ma vediamo cosa riusciamo a fare, insomma, con alcuni esempi, naturalmente, con alcuni sondaggi. No? Cominciamo, partiamo da un giudizio: un giudizio di un grande storico, Franco Venturi, non del fascismo storico del Settecento italiano, ma un giudizio anche sostanzialmente sbagliato, che nessuno storico oggi più condividerebbe: cioè il fascismo fu una grande fabbrica del vuoto. Nei primi anni o decenni, diciamo 10, 15, forse 20 anni, dopo la fine della guerra, eh, fu un giudizio abbastanza, abbastanza diffuso, cioè l'idea di una sostanziale impermeabilità fra cultura e fascismo. Um, si, si parlò, per esempio, dei due famosi manifesti degli intellettuali, quel 1925, aprile e maggio, vedete nell'immagine il suo estensore Giovanni Gentile. Ehm, e poi vedremo subito dopo la risposta degli intellettuali antifascisti redatta da Benedetto Croce, due testi famosissimi, famosissimi, che avrebbero configurato, come affermò qualcuno poi, in particolare Piero Calamandrei lo disse: due Italie come due parallele che non si sarebbero mai incontrate, attraversando tutto il ventennio. Ecco, da alcuni decenni il tema della cultura e il fascismo è stato molto arato dagli storici e diciamo che. Questa opinione possiamo affermare che è assolutamente infondata, anzi, anzi è vero esattamente il contrario, non solo questi due, due manifesti e quindi gli elenchi dei firmatari non furono due parallele, ma ci furono incroci continui, o meglio, o meglio, passaggi dal manifesto Croce al, per così dire, tra virgolette, al manifesto Gentile, cioè una transizione continua verso il fascismo che ci dice che cosa. Allora, a volte queste, questi fenomeni sono interpretati in modo moralistico, cosa che noi che stiamo comodi, comodamente seduti sulle nostre poltrone dell'Italia repubblicana e democratica non dovremmo fare, no? Non dovremmo fare, non dobbiamo fare. Quindi non è la questione del moralismo di dire ah, cioè, era antifascista e poi aderì al regime, ma ci serve a capire la capacità di... Attrazione e anche molto spesso di condivisione in alcuni momenti, pensate come è notissimo: un momento massimo, la proclamazione dell'impero nel maggio del 1936, la capacità di attrazione che ebbe il regime sugli intellettuali. Faccio un solo esempio: um, uno dei firmatari del manifesto Croce nel 1925. A questo percorso, che mi è capitato appunto, siccome era un collaboratore autorevole della terza pagina del Corriere, di, di ricostruirlo in questa storia del Corriere di cui si è appena parlato, ha un percorso che lo porta lungo 15 anni, piano piano, con molta prudenza, quasi con eleganza e sobrietà, però alla fine, nel 1940, è ormai uno degli intellettuali di spicco del regime e entra nell'Accademia d'Italia. Per dire quanto quella falsa rappresentazione, le due parallele, eccetera, eccetera, sia durata nel tempo, se voi andate a cercare, potete farlo perché in rete, nel dizionario bio biografico degli italiani, la voce c'è Chi Emilio, eh, vi dirà che era da 1945, adesso lo ricordo precisamente l'anno, è, è stato accademico dell'Incei, verissimo, ma non c'è scritto che è stato accademico d'Italia e non era propriamente una notizia privata o clandestina, no? per dire la difficoltà, la difficoltà con cui questo processo di, di transizione, questa capacità attrattiva del fascismo ecco, è stata riconosciuta, o meglio a lungo non riconosciuta. Ci troviamo di fronte a cose anche, se volete non semplici da gestire sul piano interpretativo, perché ci troviamo di fronte a una dittatura, questo diciamo così è abbastanza ovvio, ma noi lo ripetiamo e lo diciamo per così dire una volta per tutte, che vede però al suo interno una apprezzabile vivacità culturale. Non lo devo dire qui a Milano, dove forse alcuni dei presenti, forse molti probabilmente avranno visto per esempio di recente la mostra su Sironi. Avranno visto qualche anno fa la mostra veramente notevolissima, non ci sono aggettivi della Fondazione Prada. Sulla adesso non ricordo cioè arte e cultura durante il fascismo, comunque, questo era il tema. No? E, e, e questo tema, poi, delle arti durante il fascismo è un tema che è stato insomma, molto presente nelle mostre, negli studi a livello internazionale, molto come si dice, trendy da parecchi anni. Nel, particolare negli Stati Uniti, insomma, no? Ma ancora più, più complicata la questione, se volete, è che questa vivacità culturale la troviamo, diciamo, beh, ma c'erano anche, insomma, alla fine dei fascisti, come dire, no? Buoni, adesso per capirci, no, La troviamo anche nel peggio del fascismo. Telesio Interlandi, Telesio Interlandi direttore del giornale fascista intransigente Il Tevere, Uh, che aveva una bellissima terza pagina, un giorno la settimana si occupava di cinema, un giorno di teatro, un giorno di arte, un giorno di letteratura e così via, che dirigeva un settimanale, Quadrivio, pure molto interessante, che dirigeva, che dirigerà più in là negli anni, che Dio lo perdoni, la difesa della razza. E allora, e allora resta la vivacità culturale, ci ha scritto un libro. Uh, che non ha avuto forse un'enorme diffusione appunto per la difficoltà di, di trattare questa, questa, questa ambiguità, questa contraddizione, chiamiamola come vogliamo, Giampiero Mughini, a Via della Mercede c'era un razzista, il titolo del libro, a Via della Mercede era la sede appunto del, del Tevere, del giornale di Interlandi, e d'altra parte poi alla fine... Si può discutere all'infinito appunto su che cosa sia la storia e il lavoro dello storico, però credo non possa mai prescindere dalla famosissima affermazione di quel grande storico tedesco dell'Ottocento che fu Otto von Ranke. Per cui, appunto, lo storico deve raccontare come le cose sono effettivamente andate. Le cose ci può piacere, ci può non piacere, sono andate così. Che Telesio Interlandi ha diretto la difesa della razza, che Telesio Interlandi ha fatto una bellissima pagina culturale nel suo quotidiano Il Tevere. E questo se poi parlassimo delle terze pagine potremmo fare molti esempi. Per esempio il Corriere, il Corriere Padano, il giornale di Italo Balbo, aveva, non era il solo, una vivacissima terza pagina e, e vi cominciò a collaborare nel 1935 uno scrittore che tutti conoscete, Giorgio Bassani. Sul piano forse non propriamente della vivacità di tipo per così dire avanguardistico, ma della solidità culturale c'è poi l'esempio dell'enciclopedia italiana. Di nuovo torna il nome di Giovanni Gentile, che ne era il direttore, che esce dal 1929 al 1937, per sua fortuna quindi risolve anche così il problema della voce razza che era già uscita prima delle leggi, delle leggi razziali. No? Um, si sono scritti dei libri, non dei saggi, dei libri, dei libri, forse uno dei temi più studiati, delle, da molti anni, quello dell'enciclopedia italiana, e ormai è accertato il valore insomma, di, di, di gran parte de, de, dell'opera, eh, ovviamente, certo, insomma, la, la voce dottrina del fascismo firmata dal Duce e scritta insieme a, Emilio, sì, a, scusate, a Giovanni Gentile. Beh, insomma, quella certo era fascista, eh, ma non è che ci possiamo appunto meravigliare, non dobbiamo dimenticare la cosa detta prima. Che il fascismo era una dittatura, mica no, insomma, no. Però, se vogliamo, il condizionamento maggiore fu il condizionamento per le voci, diciamo, di tema ecclesiastico, voci come appunto sull'evoluzionismo. Lì ci fu veramente. Riga per riga una battaglia con un comitato appunto presieduto da padre Tacchi Venturi che faceva le bucce alle voci enciclopediche. Insomma, comunque fu una grande opera diciamo così, di livello internazionale insomma, in cui c'è l'impronta del fascismo ma che non la segna nella sua totalità neanche nella maggioranza delle voci. Una cosa che ci tengo a precisare è che io parlerò di quella che si chiama di solito... <coughs> Alta cultura o cultura d'elite, non della cultura di massa, non della cultura quindi che è più immediatamente di tipo propagandistico, di cui ovviamente il fascismo si occupò, occupò molto. Mi occuperò della cultura come letteratura, arte, architettura, eccetera, come la intendiamo noi oggi, non della cultura come propaganda, come. Come si diceva allora, per la creazione dell'italiano nuovo, la, cre la cultura come pedagogia di massa, quindi non parlerò della scuola che ebbe in questo un ruolo molto importante. No? Ecco, cercherò di descrivere i caratteri dell'attività culturale generalmente intesa, mi rendo conto mescolando ambiti di, di vita culturale molto, molto diversi e facendo alcune precisazioni, insomma, che mi sembra possano farsi sulla base dei moltissimi studi ormai esistenti in materia. Allora, prenderò a prestito una definizione che ha utilizzato anni fa uno dei maggiori storici del fascismo, Roberto Vivarelli, scomparso ormai da, da alcuni anni, che definì, sì, ovviamente, ripetiamolo, il fascismo è una dittatura, ma una dittatura che è un regime che ha che secondo lui poteva chiamarsi un regime di convivenza. Che voleva dire un regime di convivenza? Un regime nel quale si stabiliva spesso una sorta di modus vivendi, il regime ordinava, si doveva obbedire, ma era un'obbedienza contrattata, mediata, diciamo così. E qualche cosa appunto che ho ritrovato ho ritrovato in una... Frase in un giudizio di Giorgio Amendola. Giorgio Amendola, che, che tutti immagino conosciate, è stato un importante dirigente del Partito Comunista Italiano e anche però l'autore di un'intervista sull'antifascismo, eh, sull sì, curata alla metà degli anni '70 da Piero Melograni. Ecco, c'è una frase anche abbastanza polemica nei confronti di un intellettuale politico socialista, Lelio Basso, al quale Amendola in questo libro intervista risponde: Al mio amico Basso, che conosco, che conosco dal 1924, sono obbligato a rispondere. Mio caro Basso, sei uscito dal confino, aveva svolto un'attività clandestina antifascista, poi era stato scoperto, Basso, eccetera, ma questo ora non ci interessa, nel 31 e dal 31 al 40 hai svolto dieci anni a Milano di lavoro come avvocato. Lo facevi e te lo facevano fare. Che cosa ci dice questa frase che forse all'epoca nessuno interpretò? Forse dovevano passare un po' di anni, insomma, perché la si potesse interpretare come la sto interpretando io adesso, appunto, che la, la, il regime di convivenza è un regime fatto appunto dentro una dittatura, un regime anche molto italiano, un regime di, di mediazioni. E, mh, scusatemi, mi, mi scuso anticipatamente, ma vi leggo una cosa che mi è capitato di scrivere giusto appunto nella storia del Corriere della Sera a questo proposito, perché poi dopo eh, ho trovato con mio stupore che... Un altro autorevolissimo personaggio, dopo Giorgio Amendola, dirà qualcosa di simile. Ecco, e cioè questa frase, che adesso vi riassumo, questo mio giudizio, è che il fascismo, come è noto, cercava sì di plasmare in senso totalitario gli italiani, ma finì con l'essere almeno in parte modificato e plasmato esso stesso dalla cultura, dalle tradizioni da una certa vischiosità legata alle consuetudini sociali del Paese. Cosa vuole dire una certa vischiosità? Eh, forse è bene chiarirlo, non stava nei miei appunti, ma è bene chiarirlo. La vischiosità vuol dire che era molto facile, era molto facile soprattutto per chi apparteneva a un certo mondo, della cultura, della classe, delle classi elevate del Paese, ma con nessun passaggio, con un passaggio solo arrivare a contattare qualche personaggio abbastanza in su nella gerarchia del regime, insomma, no? Si potevano avere delle seccature però si poteva avere come zio, caso di Alberto Moravia, un, un esponente del regime quindi per un verso es essere sempre Moravia imparentato con i fratelli Rosselli uccisi nel 37 appunto, e per l'altro appunto con De Marsanic, e quindi eh, chiedere quando ci si trovava in difficoltà se si poteva trovare una soluzione, e una soluzione in, questo, in questa situazione di regime di convivenza, una situazione molto italiana, appunto, spesso si trovava, non sempre, non sempre, ma spesso si trovava. Quindi un regime di convivenza, una caratteristica generale. Un'altra caratteristica generale è che noi dobbiamo collocare la politica culturale, del fascismo e qui parlo proprio dell'azione del fascismo nei confronti della cultura nel tempo, in un tempo lungo che dura 20 anni ma anche meno perché all'inizio Mussolini non è molto interessato a quello che fanno gli intellettuali ed è questa la fase in cui Gentile poi espande la sua influenza, c'è cioè l'enciclopedia italiana, ci sono un'infinità di iniziative che si ispirano a che cosa queste iniziative di Gentile, che fanno capo Gentile, ha una collaborazione, in che senso? Cioè Gentile cerca la collaborazione degli intellettuali, come vedete qualcosa che corrisponde molto a quel giudizio di Vivarelli del regime di convivenza. La collaborazione, l'apertura, la, la disponibilità a offrire lavoro anche a intellettuali non fascisti oppure... Antifascisti, sia pure non antifascisti militanti, evidentemente, a volte è stata con un eccesso di indulgenza attribuita a un suo presunto spirito liberale. No, non c'era nessuno spirito liberale in Giovanni Gentile. C'era l'idea che però fascistizzare gli italiani non lo si poteva fare diciamo, con il manganello, perché con il manganello non si entra, non si plasmano le idee delle persone e neanche tesserando tutti. Quando li abbiamo tesserati tutti, vabbè. Siamo appunto di prima, no? Quindi è una strategia volta, potremmo dire con termini gramsciani, all'egemonia, all'egemonia culturale del fascismo. Um, altri, per esempio il succitato, il prima citato Interlandi, invece erano dei fascisti intransigenti. Chi non è fascista, chi non è disposto a giurare sul duce che ha sempre ragione, via, vai purato, va cacciato. La dialettica fra queste due linee che attraversano i, tutto, tutto il periodo del regime naturalmente è un fatto importante perché può cambiare la vita delle persone. Faccio l'esempio di due casi particolari: Ugo Lamalfa. Ugo Lamalfa, che nel 1930 viene arrestato e poi rilasciato, cosa fa? Come campa? Viene assunto da Gentile, questa è la strategia della collaborazione. Nell'altra foto che vedete una foto di famiglia che riproduce una giovane antifascista torinese che nel 1929 ha l'ardire di, di firmare anche lei, insieme ad altri giovani, eh, una lettera di solidarietà e di ammirazione nei confronti di Benedetto Croce per il suo eh, discorso in Senato contro i patti del Laterano e perde il posto nelle scuole appunto, rimane senza lavoro. Quindi la strategia della collaborazione, la strategia appunto dell'espulsione, dell'esclusione, no, dell eh, sono due cose che convivono e possono cambiare la vita delle persone. In questo periodo, in questo periodo, dicevo appunto, la politica culturale del fascismo ha dei momenti e, degli, e dei fenomeni tipici che vanno citati. Uno è naturalmente cercare di, di conquistare, cercare con successo di conquistare, impadronirsi di, di tutta una serie di istituzioni culturali, per esempio, non so, vecchie istituzioni tradizionali che si rifecevano al socialismo riformista, come le università popolari, che vengono, come si dice con brutta parola, però diciamo, è, è la verità, fascistizzate, ma non necessariamente mandando la milizia o la polizia, semplicemente perché... Il processo di adesione al fascismo fa sì che magari si convoca l'assemblea dei soci e si cambia il presidente e gli organi della società in questione, che diventa quindi una società pienamente allineata con il regime. E poi c'è un fenomeno che è, possiamo dire, in parte del fascismo, in parte di quegli anni, soprattutto se pensiamo agli anni 30, cioè la creazione di molte nuove istituzioni culturali, cioè il fascismo nel campo della cultura, come in molti altri campi, si caratterizza per una forte diciamo così, istituzionalizzazione per la creazione di istituzioni quasi su, in ogni piccolo campo dell'attività dell culturale. Tralascio gli esempi, ma alcune sono istituzioni che esistono ancora oggi, per esempio l'Istituto Italiano di Studi Germanici, che c'è oggi a Roma, a Villa Sciarra, in una sede semplicemente meravigliosa, ma ce ne sono molte altre. Cioè nel 1932 l'Istituto di Studi Germanici, l'anno seguente l'Istituto di Studi per il Medio e l'Estremo Oriente, fondato eh, da un grandissimo orientalista, studioso del buddismo, autore di eh, spedizioni che hanno salvato per la nostra conoscenza reperti della cultura tibetana prima che arrivassero come. Penso vi sia noto appunto che arrivassero il governo cinese insomma, no? e quindi li volesse e li effettivamente li distruggesse. Ebbene questo grandissimo e forse non abbastanza apprezzato orientalista, perché gli fece anni fa una mostra, non ricordo quale istituzione di New York pochi anni fa, ma non credo ci sia stata in Italia. Fonda l'ismeo, eh, che lo fonda grazie a chi? Eh, a lui naturalmente, eh? a Mussolini anche a Gentile che si dà da fare, però è poi Mussolini che accetta di fare questo. Perché? Perché c'è un, un mescolarsi di eh, attività culturali di enorme rilevanza, appunto le spedizioni di Giuseppe Tucci in Nepal e in Tibet, certo, e c'è anche un interesse politico del fascismo, una illusoria idea che si potesse, che l'Italia, la nuova Roma, no? potesse, come dire, contrastare, L'egemonia e la presenza britannica in quelle regioni. Ecco. Però tuttavia noi conosciamo certe cose, appunto, abbiamo delle testimonianze della, di, della civiltà tibetana e del buddismo grazie a Giuseppe Tucci, grazie a un istituto, quindi anche Giuseppe Tucci, che divenne accademico d'Italia, eccetera, eccetera, naturalmente, a un istituto fondato da Benito Mussolini. È sempre appunto. Otto forranche, così sono andate le cose e così ce le dobbiamo raccontare, così dobbiamo anche raccontare un altro paradosso, se volete, di cui però questa realtà è piena. Una delle tante istituzioni presiedute da Gentile è l'Istituto Nazionale Fascista di Cultura. L'Istituto Nazionale Fascista di Cultura ha stampato alcune varie cose, moltissime pubblicazioni, pubblicazioni propagandistiche. Um, robetta e robaccia direi, ma ha stampato anche il libro che vedete nelle immagini, cioè La Democrazia in America di Alexis De Tocqueville. La prima edizione novecentesca, se non ricordo male, rispetto a una traduzione ottocentesca che c'era stata. Eh, fatta da Giorgio Candeloro, questa edizione qui è la stessa che voi trovate nella BUR, nella Biblioteca Universale Rizzoli, e che potete ancora oggi acquistare perché ovviamente è continuamente ristampata, appunto. L'Istituto Nazionale Fascista di Cultura. Geno Pampaloni, notissimo letterato e critico letterario dei decenni dell'Italia repubblicana, ebbe occasione di dire, cioè, ma veramente quando ero giovane, ragazzo, ragazzino, a Grosseto, eh, diciamo, l'Istituto Fascista di Cultura, che esisteva, appunto, le cui sedi erano sparse per l'Italia, fu il nostro gabinetto vieuseux. Appunto, altro non c'era rifacendosi alla storica e famosa istituzione fiorentina no? naturalmente dicevo prima tutto questo va collocato nel tempo gli inizi degli anni 30 sono gli inizi degli anni 30 andando avanti nel tempo le cose cambiano per esempio nell'istituto fascista di cultura gentile che aveva quell'idea lì di una collaborazione, diciamo così, di far diventare sì tutti italiani, gli italiani fascisti, però vi voglio convincere, diciamo così, e, um, Gentile viene estromesso nel 1937 no? e cambia anche significativamente il nome dell'istituto che diventa istituto nazionale di cultura fascista, non più fascista di cultura. No? Ma ci ritorneremo su questo mutamento molto forte, marcato alla metà e la seconda metà degli anni 30. Una data canonica che non si può, non posso non citare, è naturalmente quella del 1931, il giuramento dei professori universitari. Qui vedete una lapide con alcuni professori di Torino che non giurarono. Sono stati e sono stati giustamente celebrati i nomi della dozzina circa che non giurarono, perché poi ci furono quelli che non è che rifiutarono, ma dissero. Valutarono che siccome stavano quasi per andare in pensione, anticipavano la pensione, e così l'effetto fu di non giurare. Ma insomma, grosso modo furono una ventina su 1200 professori universitari. Ecco, anche qui però, diciamo così, diciamo, freniamoci sul moralismo come a volte si, si, si fa. Certo, 20 su 1200 implica che quei 20 debbano. Non possono non avere la nostra ammirazione, certo, però fra coloro che giurarono ci sono persone degnissime, che non possono avere le nostre critiche, solo perché, ripeto, noi stiamo qua comodamente allora, a dare giudizi, no? a sputare sentenze, come si dice. Luigi Einaudi, futuro presidente della Repubblica, giurò. E perché giurò? Fu uno di coloro che scrisse a croce, che come è noto non apparteneva al mondo universitario, che anzi non sopportava di cui dava un pessimo giudizio, e chiese un consiglio, Croce disse, ma giurate senza problemi, perché se, se tutti quelli che hanno idee non fasciste o esplicitamente antifasciste se ne vanno dall'università, dove sta il, il miglioramento della situazione secondo voi? No. Quindi la questione del rapporto fra... Cultura e fascismo, in questo caso università e fascismo, non può essere ovviamente ridotta allo sparuto minuscolo numero di quelli che non giurarono. Il, il mondo dell'università fu un mondo abbastanza refrattario. Abbastanza refrattario. Ci sono lettere delle, delle associazioni fasciste, dei professori universitari che scrivono ai rettori mi è capitato in un libro di citarne una, dice, ma insomma, qui voi chiamate i professori e non ci chiedete, e non ci chiedete prima il parere, no, non chiedevano il parere perché poi se c'è una, una parte della società che è molto conservatrice, democrazia, dittatura, prima, dopo il fascismo, quella appunto della. Dell'università, sono i consigli di facoltà. Quindi figuriamoci se, se chiedevano il permesso all'associazione fascista della scuola di prendere Tizio Occaio. decidevano loro, insomma, no, i professori universitari. Quindi è una situazione abbastanza variegata in cui tenderei a dire le generalizzazioni naturalmente hanno sempre dei limiti, questo lo, lo so bene, lo so bene che però non ci fu mai una completa affermazione del fascismo nell'ambito dell'università. Dell oppure delle, delle sacche, si, si usa sempre con difficoltà durante una dittatura, la parola libertà, però mettiamoci le virgolette, delle sacche di libertà, di indipendenza nell'insegnamento, perché poi di questo disratta esisterono, diciamo, professori notoriamente antifascisti insegnarono per tutta la... La durata, la durata del regime. E poi in un certo senso una sorta di controprova di questa presa relativa, presa, relativa, presa sfuggente del fascismo sull'università, ce la dà un esempio di università nata dall'inizio con tutti i crismi del fascismo, che è la Facoltà Fascista di Scienze Politiche di Perugia. Che non posso non citare, anche perché, come è stato detto prima, ho insegnato a lungo questo oggi si chiama Dipartimento, evidentemente. Creata esplicitamente dal fascismo per formare la nuova classe dirigente e risoltasi in un sostanziale fallimento. Quella era, diciamo così, la fiore all'occhiello, quella di Perugia, però le facoltà di scienze politiche nascono negli anni del fascismo con questo intento. No? Ecco, vi dico. Un dato che fa capire il fallimento e qui sostanzialmente divenne la seconda laurea per i laureati in giurisprudenza, con 4-5 esami si pigliavano un secondo pezzo di carta. Gli iscritti passano nell'anno nell accademico 1930-31, sono 175, appunto numeri che oggi fanno sorridere, ai 30 nel 1938-39, quindi un sostanziale fallimento. Non abbiamo ancora parlato di quello che è la, la struttura, l'istituzione più nota, direi a tutti nota della politica culturale del fascismo, no? quella che si chiamerà alla fine Ministero della Cultura Popolare, ma ha una storia e una gestazione molto lunga e questo è un punto abbastanza importante di quello che dicevo prima, cioè che è nel tempo che dobbiamo valutare la presa del fascismo sulla vita culturale italiana. Ed è l'incredibile lunghezza, la sconcertante lunghezza, come qualcuno ha scritto, di quello che invece Hitler fa subito, conquista il potere, cosa fa? Subito il Ministero per l'Educazione Popolare e la Propaganda, creata dal famoso e diciamo anche famigerato Goebbels. Il fascismo no, parte con l'ufficio stampa del capo del governo, come si chiamava. Che certo aumenta l'ambito della, della sua influenza, ma essenzialmente per molti anni ha influenza quasi soltanto e soprattutto sulla stampa, sui giornali: il fenomeno delle famose veline, delle indicazioni che mandano i giornali precise su cosa bisogna scrivere, come, la foto del Duce, dove in prima pagina, eccetera. Allargare questo ambito a L'insieme delle attività culturali e di propaganda è un processo abbastanza lungo. Che avviene quando? Avviene quando a capo dell'ufficio stampa c'è un personaggio che ha accesso diretto al Duce perché è suo genero Galeazzo Ciano, capo dell'ufficio stampa, che allora poi trasforma in sottosegretariato per la stampa e la propaganda e trasformerà poi in. Ministero per la stampa e la propaganda nel 1935 e poi Ministero della cultura popolare nel 1937. E qui dovreste vedere la foto di, del primo ministro della cultura popolare, il cosiddetto Minculpop, Pop, che è Dino Alfieri. Però capite, 22-37 sono 15 anni. Sono 15 anni, e, e forse, forse è ipotizzabile che alla fine, fra il 1933 e il 1934, c'è questo passaggio di potenziamento. Diciamo così, verso il modello nazionalsocialista appunto perché c'è il modello nazionalsocialista, appunto perché, fra l'altro, c'è Goebbels che viene in Italia e Cecciano che si fa fare una relazione che, come tantissime della documentazione su questi temi di, riguardanti il fascismo, è conservata all'Archivio Centrale dello Stato. No? Quindi, tanti anni all'esempio tedesco. Ora, dicevo. Eh, la presa del regime sulla cultura è una presa che varia nel tempo. Quindi tutte le cose che io sto dicendo dobbiamo pensare che si accentuano o si riducono a seconda di ciò di cui si sta parlando nel corso degli anni 30. La svolta è appunto quella. Non a caso appunto il Ministero della Cultura Popolare viene creato nel 1937 con questa edizione perché è la guerra. D'Etiopia per la conquista dell'Etiopia, perché naturalmente diventa essenziale l'arma della propaganda, il controllo assoluto sulla stampa, eccetera, eccetera, Cose, insomma, una militarizzazione del paese diciamo, mh, che, che conosciamo tutti, eh, resa in qualche modo più facile da quel fenomeno di sostanziale eh, consenso della maggioranza degli italiani di fronte a questa grande come dire, prova o supposta tale di grandezza nazionale, il famoso impero che tornava sugli altrettanto famosi colli della capitale. Ecco, questa strutturazione, no? questa formazione così, così lenta, per tappe, una dopo l'altra, della, della macchina di controllo sulla propaganda e per quello che ci interessa sulla cultura, venne chiamata... Da Bottaio corrisponde meglio a come Bottaio definì il fascismo, che era una rivoluzione gradualista. Che è un po' uno simoro alla rivoluzione gradualista e comunque qualcosa di molto diverso dalla rivoluzione immediata, di stupefacente velocità. Tutto ciò che fece Hitler lo fece praticamente subito dal punto di vista della conquistare le leve, le leve del potere. Um, Abbiamo parlato del Ministero, cioè parlato, abbiamo accennato al del Ministero della Cultura Popolare. C'è un'istituzione che ho solo nominato in riferimento a Emilio Cecchi, l'Accademia d'Italia. Fiore all'occhiello del fascismo, doveva precisamente dimostrare che il fascismo non era l'antitesi della cultura come sostenevano gli antifascisti alla metà degli anni venti. E allora, appunto, vedete lì nella foto degli accademici in alta, in alta uniforme anche questo è un tema soprattutto di recente molto studiato io mi vorrei fermare solo su un punto no? solo sul punto perché l'accademicità d'italia è stata studiata soprattutto come forma di eh, coinvolgimento e diciamo pure asservimento non tanto per lo stipendio da accademico che non era poi altissimo, ma per il prestigio che si aveva, che aveva nella propria vita tutta una serie di effetti collaterali positivi, come immaginate. No? Ecco, si è studiato soprattutto dal punto di vista del regime, invece è molto interessante studiarla dal punto di vista opposto dei tanti, tantissimi intellettuali, io almeno conosco soprattutto i casi di letterati, storici, filosofi, di, degli ambiti appunto artisti di questi ambiti qui, non degli scienziati che poco conosco, che aspirano ad essere accademici. E c'era tutto un complicato meccanismo che adesso non vi sto a dire, che combinava l'elezione interne da parte degli accademici con poi la decisione finale del duce dentro la Terna. Ed era tutto un gioco di raccomandazioni, influenze. Petizioni al Duce, eccetera, eccetera, tutto un postulare che ci dice che cosa? Tutto un vantare i propri meriti fascisti. Non voglio farla troppo lunga perché avrei alt ho altre cose da dire, ma c'è una fantastica lettera all'Archivio Centrale dello Stato di un famoso scrittore e giornalista, Guelfo Civinini. A un altro scrittore dell'epoca, Francesco Pastonchi, in cui sostanzialmente gli dice, ma è molto gustosa la lettera, però è anche molto lunga, la lascio di leggerla, dice al ministro Alfieri a cui sta scrivendo, anzi che sta tempestando di lettere per farsi appunto appoggiare da accademico d'Italia, dice ma io sono fascista veramente, io ho la camicia nera, ma... Volete veramente al posto mio, perché erano in competizione, appunto, fare accademico pastonchi, appunto, cioè questa, cosa ci dice questo, un, un episodio come questo? Ci dice che poi in questa situazione in cui le fortune o le sfortune, la celebrità o, o meno di qualcuno dipende da, da chi sta lì su, dal grande, diciamo così, dal ministro supremo della cultura popolare, come potremmo chiamare lui il duce, dalla sua benevolenza o malevolenza, cioè questo in induce ed esalta nelle persone i comportamenti peggiori. E questo evidentemente io ritengo che fatta come osservazione generale non sia moralismo, ma sia qualcosa di, di inevitabile, insomma, no? Le persone non danno il meglio di se stesse, insomma, in una... In una in una dittatura. Uh, in una dittatura ritorniamo un momento su questa sulle caratteristiche di, di quel regime di convivenza che abbiamo detto. No? Un regime di convivenza che è fatto per esempio di, di censura, certamente, però di una censura che è una censura contrattata. C'è cioè, un mio collega che conoscerete se verrete alla prossima lezione, perché è Guido Melis, che in un suo libro di Pochissimi anni fa, ha eh, ripreso il caso di Leopoldo, mi pare si chiamasse, Zurlo, il prefetto Zurlo. Che faceva il prefetto Zurlo? La censura teatrale. E, mh, era un censore, ma era uno strano censore, naturalmente, diceva: No, non si può scrivere questa frase che, che, che non corrisponde alle direttive del regime, no? Non si può rappresentare questa famiglia senza figli, dico per dire, perché il regime è per una natalità, perché le donne facciano tanti figli. Però già che ci sono, io vi dico anche che, vabbè, levate questa frase, ma questa scena non funziona, ne vogliamo parlare, perché secondo me il ritmo... No? E insomma, dava suggerimenti anche molto perspicaci, tutto questo è rimasto, la documentazione è stata studiata, eccetera, e quindi Guido Melis l'ha definito un po' con uno simolo se volete, perché la censura è una cosa brutta, no? una censura soft, una censura contrattata, una censura in qualche modo potremmo perfino dire condivisa. No? condivisa. Ci sono le pressioni, ma c'è anche non tanto la resistenza alle pressioni come, come noi siamo portati a fare, no? c'è il regime che spinge, cioè fai così, e i più coraggiosi resistono e gli altri soccombono. Non è esattamente così. Faccio un esempio tratto appunto dalla storia del Corriere, per esempio. Il direttore del Corriere è bombardato da raccomandazioni per la sua terza pagina. È fascistissimo Aldo Borelli che lo dirige dal 29 al 43, no? senza alcun dubbio. Eh, riceve appunto lettere da, dai ministri, da, da Ciano nella fattispecie, per esempio, per esempio, uno fra i tanti, per assumere come collaboratore Vitaliano Brancati. E dai, e dai, lo assume sì e no. Cioè lo assume dopo alcuni anni, non pochi, dopo alcuni anni, quando l'anno dopo che Vitaliano Brancati ha stampato Don Giovanni in Sicilia ed è già un scrittore di successo. Quindi lo assume alla fine, quando gli pare a lui, quando conviene al al giornale no? e questi esempi di, di censura contrattata so, sono tanti, naturalmente poi ci sono temi su cui la censura è la censura, appunto, e basta, non si discute, sono i temi, se vogliamo rifarci appunto alla terza pagina del Corriere, per esempio, al di là ovviamente di, di questioni politiche che non erano neanche proponibili, no? questo è evidente, insomma, qualcosa che andasse contro il regime, ma sono molto... Sotto il faro, nel caso del Corriere della Sera, ma di tutte le pagine culturali dei giornali, tutti i temi che hanno a che fare con argomenti sensibilissimi per il fascismo, quelli che hanno a che fare con il sesso e la famiglia. No? Ci sono tantissimi articoli che sono respinti perché ci sono descrizioni troppo vivaci, troppo realistiche. La, si allude troppo realisticamente all'atto sessuale scrive il direttore Borelli non ricordo più a quale collaboratore un altro osa raccontare sia pure in modo un po' così metaforica la sua prima esperienza sessuale assolutamente non si può, non si può perché ah, il regime si opporrebbe e poi forse gli abbonati protesterebbero scrive per il Corriere della Sera Aldo Borelli c'è addirittura il caso di Marino Moretti. Che si vede respinto un articolo, spesso gli articoli di terza pagina dei scrittori rinomati come Marino Moretti e di successo all'epoca erano dei piccoli racconti. No? L'Elzeviro era tante cose, ma era soprattutto un piccolo racconto, no? bella prosa, insomma. No? Eh, un racconto in cui si descrive, si parla di uno scapolo con il cane. E il direttore del Corriere gli fa una battuta anche un po' insomma, di cattivo gusto, dicendo. Caro Moretti dice: Come sapete, al regime non piacciono gli scapoli. Non piacciono gli scapoli con il cane, a meno che il cane non sia da caccia. Eh, battutaccia, perché Marino Moretti era A scapolo e B, era anche omosessuale, insomma, quindi l'avrà la, trovata particolarmente disturbante no? però appunto è, è molto noto questo tema sappiamo l'immagine che il fascismo ha della donna è stato detto e scritto tante volte però per anni si sono scritti anche gli storici hanno scritto soprattutto della donna come sposa e madre esemplare delle premiazioni avete visto le foto i filmati luce di queste donne con un numero altissimo di figli messi in scaletta che vanno a ricevere il premio da lui da, da Mussolini, insomma, no? Il maschio d'Italia con la M maiuscola, insomma, no? Sì, tutto questo è vero, però permettetemi di leggervi qualche riga, da, per dirvi la contraddittorietà di, di ciò di cui stiamo parlando, qualche riga di un articolo sul Corriere della Sera di Curzio Malaparte, sulle belle Livornesi, che non corrisponde affatto questo schema e anzi ha tutta una sua briosa sensualità parla delle belle livornesi dipinte d'ocre e di azzurro dalle labbra di carne viva le gote accese eccetera eccetera il gelato che si accosta nelle labbra subito si scioglie al gran calore della bocca ridente appunto corrisponde poi malaparte era malaparte certo o oh, le belle Livornesi che vanno a spasso lungo il mare a braccetto ridendo e volgono la testa in qua e in là sul moto ondoso dell'anca. Un po' fortunosamente, confesso, mi sono accolto che questo ondeggiare dell'anca come le onde in realtà l'aveva ripreso da Baudelaire. Appunto, la bella Dorotea, lo splin di Parigi di Baudelaire, ma la parte, ciò non di meno, appunto, è qualche cosa che un po'... Esce fuori dal seminato insomma, di questo modello fascista. No? Come esce naturalmente? Posso solo citarlo, ma non posso non. Cioè, Benedetto Croce che stampa per tutto il ventennio la sua rivista La Critica e ci dice qualche cosa. Su Croce, certamente. Questo fu molto importante per tanti che non erano fascisti e che potevano ricevere questa rivista e si sentirono, C'è cioè, qualcuno che. Continua autonomamente, certo, con le dovute cautele, con una sorta di patto non scritto con il regime, a esercitare una libertà intellettuale. No? Che pubblicò Croce nel 1932 La Storia d'Europa, in cui tematizza il, la questione dell'Europa come storia della libertà. Il quale Croce nei taccuini di guerra sono stati in parte ripubblicati o pubblicati di recente po pochi anni fa da Adelfi. Scrive al luglio 1945, guerra appena finita dunque, che dice, i nazisti, ecco ritorna a quel confronto che non possiamo sotto traccia non fare, dice, mi avrebbero soppresso appena giunti al potere. Ma il fascismo, ecco quella cosa che un po' con <ride> mio stupore ho detto, ah dico, ma vedi, ah, non volendo mi è venuto in mente una cosa addirittura Così, che, che, che aveva un inconsapevole modello, il giudizio di Croce, ma il fascismo era tutto sommato italiano e dall'ambiente italiano raffrenato a commettere certe bestialità. Giusto, sbagliato, beh, insomma questo è un giudizio di cui non possiamo non tener conto per la enorme autorevolezza di chi lo ha vergato e io penso che fosse un giudizio sostanzialmente fondato. Appunto, il regime di convivenza prima di Vivarelli, appunto, lo aveva detto ben più autorevolmente Benedetto Croce. Um, ci, sono tante cose, ci sono tante cose che mi rimarrebbero da dire, quindi andrò molto, molto, molto rapidamente. Um, siccome ho, ho accennato a questo fenomeno, il regime di convivenza, questo. No, questa compresenza di coercizione e, e contrattazione, no? spazi di relativa libertà con le virgolette, che cosa li crea? Ma li crea precisamente il fatto che esistono in concorrenza diversi, diversi centri di potere. Um, qui mi ero appuntato, ma ve le cito soltanto le recensioni che riceve gli indifferenti di Moravia nel 1929. Nel 1929 che determinano il successo e anche la, la carriera di scrittore di Moravia. No? C'è da una parte critica fascista, la rivista di Bottagia che dice: Fantastica critica della borghesia, esattamente quella che facciamo i fascisti. Dall'altra c'è il Corriere Padano di Balbo dove Nello Quillici dice: Questo libro è una porcheria assoluta. Ci sono delle parole che mi dispiace non potervi leggere perché sono di, anche molto dure. Di, so dove le fosse andato a cercare Nello Quillici. Ma questo che vuol dire? Che in questa sorta di, usiamo un ossimoro, pluralismo autoritario, di un, un regime autoritario che però in qualche modo ha posizioni diverse, ci si può, ci si riesce a incanalare e a appoggiare così, a bottai se si è criticata dal giornale di Balbo. Pensiamo che questa concorrenza è una cosa anche vera, reale, cioè come spesso avviene ogni istituzione politica. Culturale di qualunque tipo vuole conservare il suo potere a scapito delle altre. Noi abbiamo che insistono sulla cultura, l'Educazione Nazionale, il Ministero dell'Educazione Nazionale, della Cultura Popolare, il Partito Nazionale Fascista e altre istituzioni minori che si fanno la concorrenza. In questo modo offrono la possibilità, diciamo così, di alternative. Ci può essere che chi è. Eh, appunto perseguitato da un gerarca possa trovare proprio per questo nel gerarca ehm, di, di un'altra istituzione in concorrenza con quella precedente qualche spazio non forse di libertà, anzi senza forse è dire troppo, ma vi ricordo il caso di Ugo Lamalfa, insomma avere di che lavorare, di che campare non è, non è poco allora rapidamente un tema che è stato molto spesso affibbiato insomma, al clima culturale del fascismo è l'autarchia No? la chiusura verso l'esterno anche culturale così come per le, le, le materie prime eccetera eccetera e qui dobbiamo fare i conti col giudizio di cesare pavese che definì gli anni 30 il decennio delle traduzioni del resto nel 33 nasce la collana medusa di mondadori proprio per la per la narrativa straniera nel 33 c'è il processo di kafka che è pubblicato in Italia contemporaneamente alla Francia ed è pubblicato un anno prima che in Inghilterra. Di recente uno storico inglese che insegna però in Italia ha studiato le traduzioni, è un dato grezzo se volete, però nell'Italia fascista si traducono molti più libri che in Francia e in Inghilterra, non parliamo poi della Germania nazionalsocialista, si traducono molti libri, certo, si traducono, spesso si traducono in questo regime di censura contrattata, andando dalle autorità a chiedere l'autorizzazione e magari tagliando qualche paginetta o mezza paginetta. Io credo che molti romanzi famosi stranieri che ancora oggi leggiamo, perché gli editori non vogliono spendere magari per una nuova traduzione, forse manchi qualche frase importante, no? perché originano dagli anni 30. Quindi l'idea del fascismo autarchico è da abbandonare risolutamente, ma anche qui il tempo, il tempo cambia le cose. Ci arriviamo fra un momento perché vorrei dire almeno qualcosa su, su un ambito, sull'ambito a cui ho accennato all'inizio, quello delle arti figurative Allora, e dell'architettura. E qui c'è cioè, poco da dire, insomma, no? cioè, um, uh, è una, un giudizio abbastanza diffuso, l'ammirazione, vedete nelle immagini una delle tante opere dell'architettura razionalista, nazionalista, la, eh, la casa del fascio di Como di Giuseppe Terragni. Parlando di Roma, ma poteva parlare dell'Italia, qualche anno fa uno storico, Vittorio Vidotto, ha detto gli anni 30, quelli delle decennio delle traduzioni di Pavese, gli anni 30 sono stati un'età d'oro per l'architettura. Lo Stato spendeva moltissimo. Del resto, il fascismo ha segnato, questo è il Palazzo di Giustizia di Milano, di Piacentini ha segnato lo spazio urbano come nessuno ha saputo più fare, come, diciamolo, rammarichiamocene pure forse, come la Repubblica non ha saputo fare. Stesso Piacentini che è stato a lungo Univocamente interpretato come l'artefice di un'architettura di regime, una tronfia architettura di regime, beh, è, è ormai considerato da un po' tutti gli studi in questo campo, in particolare un libro, devo dire, bellissimo di Paolo Nicoloso, uno storico dell'architettura, che ne ha scritto pochi anni fa una biografia, come vabbè, un grande diciamo, manovratore, diciamo pure manegione, cioè lui monopolizza un'enormità di lavori in tutto il paese, a cominciare da Roma certamente, ma un mediatore fra le avanguardie europee, i giovani architetti razionalisti e una sorta di ritorno all'ordine. Che cos'è il ritorno all'ordine? È quella svolta classicista, per così dire, o pseudo classicista, perché era una romanità reinventata, che è per esempio testimoniata dal quartiere dell'Eura, dell'esposizione che si doveva tenere per il, nel 1942, che come è noto non si tenne, quartiere che poi venne finito dopo la guerra nell'Italia repubblicana. Ecco. Um, insomma, modernità e tradizione, no? mm, conservatorismo e modernismo si mescolano nell'architettura, si mescolano anche nelle arti figurative. Perché? Come è possibile? Ecco. Qui c'è una interessante differenza fra Mussolini e il leader nazionalsocialista Adolf Hitler, in qualche modo un, modo da auto, un po' da autodidatta, un po' da persona a cui la sua diciamo così, amante del momento, che era anche una persona di spessore culturale, anche diciamo, come critica artistica notevole, Margherita Sarfatti, grazie quindi anche a Margherita Sarfatti. Mussolini percepisce inizialmente, soprattutto dopo, inizialmente dopo la conquista del potere, una ammirazione per le correnti di avanguardia, inaugurando a Milano la mostra del Novecento, della corrente appunto artistica del Novecento, nel 1923. Dice, io mi sento della stessa generazione di questi artisti, ho preso un'altra strada, ma sono anch'io un artista che lavora una certa materia e persegue certi determinati ideali. Del resto, quattro anni prima, la fondazione dei Fasci di Compartimento, sempre qui a Milano, eh, chi c'era? C'era Carlo Carrà, c'era Ungaretti, c'era Dengo Soffici, c'era ovviamente Marinetti, insomma c'era una presenza di artisti d'avanguardia notevole. C'è questa... Contiguità, contiguità fra il fascismo e l'avanguardismo artistico. Possiamo dire anche artistico-architettonico: che nel caso di Adolf Hitler non c'era. Cioè Hitler, come sapete, era un pittore. All'inizio campava dipingendo quadretti come quello che vedete di una sconvolgente banalità. Non solo, ma nel 1937 fa la famosa. Mostra sull'arte degenerata, in cui venivano, come penso sappiate, rappresentate, ma una mostra che serve a mettere alla gogna, no? non a mostrare come ne mostre, no? No, mette alla gogna che cosa? Tutto l'espressionismo tedesco, tutta l'arte moderna, Kandinsky, Clay, chi più ne ha più le metta, perché? Perché è un'arte un appunto degenerata per il un doppio bacillo, insomma, il razzismo non bianco, no? ci sono eh, foto di un, rav ravvicinate delle teste intagliate fatte in Africa, tutte così un po' strane, e ci sono i quadri di Picasso vicino con le sue teste effettivamente ad avercele, ma un po' strane, insomma, dal punto di vista di questo pittore qui che vedete, Hitler, no? E quindi viene messa all'agonia questa quest arte degenerata. Appunto. Quindi è una, questo è una cosa, non so quanto sia stato tematizzato davvero dalla storiografia, però è una cosa che cambia il panorama dell'arte italiana, dell'architettura italiana in quegli anni evidentemente. No? Eh, ci sono pittori... Appunto ha citato all'inizio Sironi, adesso vedrete l'immagine famosa, celebre di Sironi, l'Aula Magna della Sapienza a Roma che è stata di recente restaurata perché era stata un po' insomma, come si faceva insomma, durante la controriforma per certi quadri. Ecco, è stata fatta questa opera di ripulitura, o meglio di copertura era stata fatta negli anni 50. No? Ma Sironi vuole dire anche, direi soprattutto dal punto di vista che ci interessa, questa differenza fondamentale. Certo, in una dittatura è ovvio, è ovvio, la cosa fondamentale è se esistono certe libertà o non esistono, eccetera. Ma siccome qui parliamo del clima culturale, la vivacità culturale o meno, eh beh, allora diciamo quello che... Anche quello che pensa il dittatore dell'arte, se si sente vicino o lontano rispetto a certe correnti artistiche, ha la sua importanza, evidentemente. Allora, veniamo, Sironi, alla Mostra della Rivoluzione Fascista. No? È uno del 1932, la Mostra della Rivoluzione Fascista è per il decennale come si chiama, della Rivoluzione, con scritto con la R maiuscola. Vedete, questo è il palazzo delle esposizioni a Roma, tipico. Edificio Umbertino, cioè di fine Ottocento, cioè Umbertino vuol dire Ottocento, cioè invece la declinazione modernista, futurista in qualche modo del fascismo. Quei grandi fasci metallici e tutta la facciata, una facciata posticcia che copre il palazzo, sono di Adalberto Libera e Mario De Renzi. Gli interni, gli interni sono gestiti direttamente da Mario Sironi. E um, Ci sono appunto questi esempi, ecco, un po' vi danno questo paio di foto, vi dovrebbero dare l'idea, in cui vedete questo ammassarsi, rincorrersi di immagini, tutto in movimento, insomma ci sono pareti che ricordano che cosa? Ricordano il costruttivismo russo, no? il costruttivismo russo. una cosa simile non è possibile diciamo, rilevarla per la Germania nazionalsocialista. No? C'è poi, a proposito abbiamo detto il tempo, il tempo, scavagliamo la metà degli anni 30 e troviamo che viene riproposta nel 37, l'anno oltretutto della mostra augustea della Romanità per il bimillenario di Augusto, vedete quella a destra, il nuovo allestimento, e il nuovo allestimento è un allestimento molto più tradizionale, appunto il ritorno all'ordine, la nuova Romanità fascista. Vedete che differenza, sono passati cinque anni, però è iniziato quel processo appunto in cui in questa, in questa dialettica diciamo così fra, tra modernità e tradizione appunto la seconda sta prevalendo, ma la presenza del fascismo nel campo dell'architettura la misuriamo anche con il ruolo che ha avuto Giuseppe Bottai, che non fu affatto come un celebre all'epoca, pioneristico, lavoro eh, un fascista critico, fu un fascista fino al midollo, però fu il protagonista, eh, per esempio, della legge del 2% che imponeva quando c'era un edificio pubblico che il 2% della spesa doveva essere destinato a abbellimenti, quindi a grandi murali, a grandi dipinti, insomma, no? cose di questo tipo sempre sia nel Palazzo di Giustizia c'è cioè, appunto un grande dipinto, qui a Milano un grande dipinto di, di Sironi, un mosaico se non ricordo male. Bottai fu il protagonista non solo di tante iniziative culturali, qui la rivista Primato che nasce durante la guerra, ma anche del premio Bergamo che si contrapponeva secondo uno schematismo come sempre un po' vero un po' no, al premio Cremona, sponsorizzato da Farinacci. Ecco, il premio Bergamo nel 1942 dà il secondo premio a Renato Cuttuso con una crocefissione che, insomma, se vi capita, cercatela su internet, perché è, 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 è notevole: si vede Cristo di spalle davanti, c'è la Maddalena nuda. Fu un quadro che destò scandalo, eppure arrivò secondo, primo sarebbe parso un'enormità. Guttuso negli anni '70 dichiarò in un'intervista: cioè, le, le cose migliori, quelle veramente nostre, le abbiamo fatte in quegli anni. Giudizio forse eccessivo, non lo so, però l'ha detto Guttuso. Insomma, e quindi lo dobbiamo considerare seriamente. Allora, qualche cosa ho saltato necessariamente, ma ci sono cose che non posso non saltare. Un accenno però. Voglio anche farlo proprio super telegrafico, al fatto che ci furono durante il fascismo, dal punto di vista delle specializzazioni disciplinari, culturali, intere categorie di intellettuali, essenzialmente studiosi professori universitari, che furono miracolate. Pensate agli antichisti: che cosa è stato? Cioè il fascismo è stato un terno all'otto per chi si occupava di storia romana e che si è trovato un regime che da un certo punto in poi soprattutto ha cominciato a parlare con questo linguaggio, appunto, il linguaggio del, del mito di Roma o i demografi, che cosa è stato per un regime appunto che favoriva la natalità. No? E quindi sono state su questi e su tanti altri settori, gli scienziati, crea il fascismo il CNR per esempio, tutto, pensate a tutto il versante delle delle scienze autarchiche, eccetera. Eh, insomma, ci fu un coinvolgimento di molte discipline anche per interesse. No, non, è, non è mai soltanto un interesse personale, è, è un interesse di vedere che improvvisamente, eh, questo lo scrisse un, tanti anni fa, mi pare, Luciano Canfora, a proposito degli studiosi dell'antichità, improvvisamente mh, non se ne curava nessuno del loro lavoro, improvvisamente si trova cioè, dove siamo. Dove siamo finiti? Abbiamo vinto un terno all'otto. Ma veniamo a, 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 anche, avviciniamoci alla, alla conclusione. Dicevo la progressione nel tempo: gli anni 30, il decennio delle traduzioni. Quel decennio delle traduzioni, come è, è a tutti noto, non dura dieci anni, perché nel 38 ci sono le leggi razziali. E quindi in questo questa contraddittorietà del fascismo, la censura contrattata e tutte queste cose che non sto a ripetere perché l'ho de de già dette, c'è cioè un punto fermo. Se prima non si sa poi fondamentalmente cosa voglia dire quando si dice In questo campo di studi bisogna ispirarsi agli ideali fascisti, ma quali sono? Ma questo tizio, ma questo quadro si ispira, non si ispira. È come discutere del sesso degli angeli, se un ebreo o no, è una cosa chiara, di una incredibile semplicità, no? E quindi indubbiamente le leggi razziali cambiano complessivamente il clima culturale. E anche però, prima di, di dire questo, direi un'altra cosa. Segnano purtroppo un fortissimo allineamento di tanta parte della cultura italiana, della cultura accademica, della cultura universitaria. Vi faccio l'esempio del giuramento che viene stabilito. giuramento No, scusate, il censimento razziale, cioè tutti gli appartenenti a un'accademia di qualunque genere e tipo, devono dire, riempire un formulario e dire razza, religione, eccetera. Ora, a non restituire questo formulario non si perdeva niente, non si perdeva il posto di lavoro. Le accademie sono istituzioni così di prestigio, danno celebrità, ma null'altro. Ecco, però risposero tutti, tranne un caso uno. Appunto, qui vediamo la lettera, non ho tempo di leggerla, di Benedetto Croce. Per quel che sappiamo, è l'unico che non rispose, cioè che rispose con questa lettera: fra così l'ironico e il sarcastico. Dice, voi volete che quando queste persone sono perseguitate io risponda, ma per favore. Così sono andate le cose, abbiamo anche questo è stato negli ultimi vent'anni molto studiato e, e ciò che non è solo il problema naturalmente di, di quelli che vennero cacciati dall'università, ma dei tanti professori ebrei a cui venne tolto il saluto. I matematici, i vertici della matematica italiana erano eh, fatti da ebrei, no? e, eppure l'associazione, la, mi pare si chiamasse così, dei matematici, non ricordo il nome esatto, votò una durissima um, mozione per dire cosa? Per dire attenzione, fermi tutti, non è che adesso, siccome li abbiamo mandate via, voi ci togliete quelle cattedre, eh? ecco il conservatorismo dei professori universitari, quelle restano a noi ai matematici, eh? non facciamo scherzi, non una parola per questi insigni loro colleghi che erano stati cacciati. E così va il mondo naturalmente, però attenzione anche qui, attenzione la storia la, è contestualizzazione. Um, spero, faccio appello alla vostra intelligenza, non voglio essere malinterpretato, però questo bisogna dire: il 1938 è il 1938, non è il 43-44, 45, quando um, gli ebrei rischiavano, come sapete, di essere spediti in campo. Di Semminio e morivano il 38, cosa orribile accettare questo che è un tuo collega. Sì, però ce la si poteva ancora raccontare, si poteva dire certo, non è una bella cosa, però è tanto io che posso fare. Insomma, no? Quindi il 38 è il 38, e il 43-44 e il 43-44. Il 38-39 segna un momento di svolta, cambia tutto. Finiscono gli anni 30 di Pavese. Ci sono, l'elenco così, c'è cioè un accordo culturale italo-tedesco che non è che abbia grandi conseguenze pratiche, ma ovviamente segna, segna un clima nel riorientamento complessivo del paese della cultura. Un'istituzione che era stata creata dal regime, la Commissione per la bonifica libraria, che non aveva un chiarissimo criterio, cosa dobbiamo censurare, togliere dalle biblioteche e dalle librerie, finalmente ce l'ha. Guardiamo i cognomi e togliamo gli ebrei, no? è, molto, è molto più facile. Nell'editoria ho detto le traduzioni sì, diventano molto più difficili, le autorizzazioni a pubblicare diventano preventive e così via. C'è anche la chiusura ai film stranieri, perché lo Stato stabilisce un monopolio sull'importazione. Prima la gran parte dei film, lo sapete, erano film, i film americani che conosciamo lo stato stabilisce un monopolio e le grandi major statunitensi dicono allora arrivederci, grazie e non boicottano, diciamo così, il, il mercato italiano e lì si raggiunge effettivamente l'autarchia, ma di nuovo il tempo, i tempi di, del racconto che stiamo facendo, cioè siamo alla fine degli anni 30. E quindi sì, si realizza l'autarchia, però questo ci dice qualche cosa sul percorso complessivo del regime fascista. No? Quanto tempo è dovuto passare? Concludo veramente perché sono andato un po' oltre, vi scuserete per la quantità di cose che qui dovevo sintetizzare, con un caso che ci dice molto, direi, e ci aiuta a, a chiudere su questa questione del tempo. Il caso di un libro di Guido De Ruggero, ehm, storico, storico della filosofia, antifascista. Il suo libro, La storia del liberalismo europeo, è pubblicato dalla Terza nel 1925, dopodiché è ripubblicato nel 1941. La Terza chiede prudentemente, bisogna farlo nel 1941, l'autorizzazione e naturalmente l'autorizzazione viene data. Sì, sì, beh, va bene, non è proprio un libro fascista, lo sappiamo, però è di un tale prestigio questo libro, certo. Dopodiché succede che invece l'anno dopo... Per questo libro riceve una lunga lettera che non vi sto qui, non ve la posso leggere, da Bottai, che però gli dice: Caro professore, no, eh, lei protesta perché dice: Ma questo è esattamente il libro del 25 che ho ripubblicato nel 1941. Cioè, il libro sarà lo stesso, ma il fascismo non è lo stesso. Il fascismo di oggi, del 1942. Non è lo stesso del 1925, quindi il fascismo di oggi la caccia dall'università e quindi viene messo a riposo, no? viene collocato a riposo di, di autorità. Ultimissima scena di questo racconto: Leo Valiani, Leo Valiani storico, politico, giornalista, antifascista. Arriva con gli, con gli alleati nel settembre 1943 in Sicilia e racconterà questa scena nelle librerie di Palermo nel suo libro. Tutte le strade conducono a Roma, che esce pochi anni dopo la fine della guerra. E si chiede, il fascismo è mai esistito in Italia? Appunto, ero un antifascista. Eh? Cioè, no, perché sono entrato nelle librerie di Palermo e non si vedono che libri a carattere liberale e democratico, opere di Croce, di De Ruggero, Salvatorelli, Modeo Calogero... Traduzioni di opere straniere notoriamente di sinistra e non sono vecchi libri tirati fuori dai sotterranei né pubblicazioni posteriori al 25 luglio. No, sono libri del periodo fascista. Allora aveva ragione o aveva torto? Tutte e due. Questi libri sono usciti perché è esistita questa ambiguità, ambivalenza, questa situazione di regime di convivenza che ho cercato di descrivere. Però esiste nel tempo, cioè la conclusione del ventennio. Appunto, ci sono voluti vent'anni, ma poi, appunto, quella storia del liberalismo europeo che desta lo stupore di Valiani, cioè questo è un libro antifascista, lo trovo in libreria. A, aveva valso poco prima la perdita de, del posto all'università di Ruggero. Quindi l'impressione era giusta, però nello stesso tempo l'impressione era sbagliata, ma il povero Valiani non poteva cogliere che. Sì, quei libri erano stati pubblicati durante il fascismo, ma era diventato alla fine impossibile pubblicarli e averli pubblicati poteva costare, come nel caso che vi ho appena raccontato di Di Ruggero, poteva costare anche molto caro. Qui concludo e vi ringrazio. Se, se ci sono domande naturalmente siamo sì. qua per questo. Eccoci. Molto? No, una domanda molto ingenua e da una persona che non sa. Eh, domando ma non sarà che questa, come dire, diminuzione della censura, maggior liberalità interven, di, intervenuta nel 1938 E anche perché avvicinandosi la guerra. E entrando in guerra la cultura in generale aveva meno spazio, meno finanziamenti, meno tutto. Allora, mh, in realtà, diciamo così, in qualche modo, da questo punto di vista, in guerra il paese c'era già entrato dalla, dalla guerra d'Etiopia. Cioè, dal punto di vista del regime, l'adeguarsi al nuovo clima c'era già da prima, insomma. no? No, nel 1938 no, Mussolini pensi all'esposizione all universale del 1942, diciamo così, In questo è anche un po' patetico. Aspetta, pensa che Hitler dice: vabbè, aspetta un attimo che faccio questa grande cosa appunto, che celebra l'universalità di Roma, eh, aspetta, poi faccio la guerra. Quindi, no, di, di, direi, direi questo, questo di no. Quanto ai, ai soldi e ai finanziamenti, una cosa che ho dovuto purtroppo saltare, che è pure abbastanza nota, e ormai è nota perché sono uscite tutte le carte possibili sull'argomento, è la quantità enorme di denaro che veniva dato a tanti intellettuali, tanti intellettuali, sono usciti tutti i prospetti, le cifre, eccetera. Insomma, no? Abbiamo parlato uh, per esempio dei de, de manifesti degli intellettuali, una firmataria del manifesto antifascista di Croce sarà una, cioè Sibilla de Ramo, riceverà cifre molto consistenti, ma per carità non solo lei, però anche qui, anche qui eh, certo è fatto per motivi politici evidenti, no? evidenti però corrisponde anche a un fenomeno di tipo internazionale cioè il fenomeno si, si fa marcato nei primissimi anni 30, sono gli anni della grande crisi sono grandi, gli anni di un intervento forte dello Stato anche a favore degli intellettuali, mi viene in mente che negli Stati Uniti di Roosevelt ci sono una serie di programmi federali fra cui il Federal Writers Project, vengono fatte fare delle cose, ci va un po' in giro per il Midwest e scrivi una bella guida del Midwest così almeno campi ti diamo dei soldi. Per carità è una cosa abbastanza diversa, però è indice di una statalizzazione e finanziamento statale della cultura, che questo è un fenomeno generale, insomma direi. Eh sì, no, io la sento benissimo, eh sì, ovviamente. No, ma... Sentivo di recente Paolo Mieli che parlava, dopo il 38, di esenzioni eh, appunto di discriminatorie eh, su richiesta di ebrei per meriti fascisti. Eh, anche questo mi sembra che si possa inserire sì, in questo sì, 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 sì. suo no, io non, affresco. No? Sì, non voglio parlare troppo diciamo, delle leggi razziali perché c'è appunto un'altra di queste... Eh, Conferenze, lezioni, sì, c'è cioè cioè, cioè poi questa strana cosa che si fa difficoltà a spiegare. Che il termine discriminazione voleva dire essere discriminati da una legge che ti discriminava, per cui essere tolti dall'applicazione delle leggi razziali per eh, meriti fascisti e patriottici che in alcuni casi funzionò e in altri casi, eh, in altri casi non funzionò. Naturalmente ci fu un certo numero di casi. Credo complessivamente abbastanza limitato, però, abbastanza limitato, perché questa è una, una cosa interessante del fascismo: il fascismo fu pieno alle origini di ebrei fascisti. Diceva cioè, in che senso? Nel senso molto semplice: se voi prendete la percentuale degli ebrei sulla popolazione italiana, erano circa 40.000 no? adesso. Non mi fate fare il calcolo perché poi lo sbaglio, però quella percentuale degli ebrei sulla popolazione italiana è sostanzialmente la stessa della percentuale degli ebrei squadristi, sulla percentuale degli squadristi, sugli ebrei della prima ora. Quindi non c'è una particolare qualificazione antisemita nel fascismo, anche questo a me mi dispiace, posso solo che recitare per la millesima volta. Otto Forranche, appunto, così sono andate le cose, non è né bene né male, è così, io non so se sia meglio o peggio, non so, cioè essere divorati da un, c'è cioè un brivido a dire questa parola con tutte le virgolette, un sincero, odio... un sincero odio antisemita, cioè il Mein Kampf è posseduto da odio antisemita o è il fascismo che all'inizio non ha questo forsennato odio antisemita che troviamo in Italia. Però diventa antisemita, altro che se non ci diventa, perché come dire, qualifica cioè, no, il fascismo come antisemita, però all'origine è così. Quindi anche la storia dell'antisemitismo fascista è fatta appunto poi di, di distingue e di contestualizzazioni che non sono le stesse nel caso della Germania, evidentemente. Se non c'è nessuno ci, ci salutiamo. Grazie a voi della pazienza.